La seconda che voglio mostrarvi, anche qui parte da un consumer insight molto vero, perché è da lì che si parte, o uno tocca le corde giuste oppure non succede niente. Quanti di noi, ogni volta che gli vengono chiesti dei soldi da donare in beneficenza, pensano, sì, ma poi dove finisco? Quindi questa campagna che noi abbiamo fatto per la Conferenza Episcopale Italiana è una campagna dove, partendo da questo presupposto, abbiamo lanciato sul web una specie di scouting in cui abbiamo chiesto a una serie di persone di mandare il loro curriculum e la loro application per diventare i cronisti di quello che veramente succede con i soldi nostri e di quello che veramente viene fatto dalla CEI in tutte le parti del mondo in cui opera con i soldi dell'8%. Alla fine, su oltre 800 richieste, abbiamo selezionato 8 bloggers che hanno dato vita a questa campagna. Con l'8% della Chiesa Cattolica avete fatto molto, per tanti. Su questa promessa, la Chiesa Cattolica basa da sempre le sue campagne di fundraising, raccontando le storie di tanti progetti sociali realizzati grazie ai fondi dell'8%. Ma è davvero così? Molte persone se lo chiedono, generando un grande problema di fiducia per la Chiesa. Diminuiscono le offerte, sarà per via della crisi, ma in crisi ci sono anche vocazioni. Aumenta invece il contributo dell'8% imposto per legge, a cui si aggiungono vantaggi fiscali. L'obiettivo del nostro progetto è far partire una conversazione ormai con chi si pone queste domande, perché le opere sociali realizzate possono rispondere da sole al scetticismo. Basta solo fare in modo che gli utenti possano conoscerla. Noi l'abbiamo fatto, portandoli a vedere le opere realizzate con i fondi dell'8% con i loro occhi. Letteralmente. Abbiamo aperto un casting online su chiedilolavoro.it per selezionare dei reporter non professionisti tra gli utenti della rete. E abbiamo usato i social media come canale per diffondere l'iniziativa. Ne abbiamo scelti 8 fra studenti e pensionati, giovani e meno giovani, selezionati attraverso le loro lettere motivazionali, scritte direttamente sul sito, e le abbiamo portate in diverse opere in tutta Italia, dandogli la possibilità di vivere per 3 giorni insieme ai protagonisti. Abbiamo invitato gli 8 reporter a raccontare la loro esperienza in tempo reale sul blog. E in questo modo sono diventati essi stessi testimoni dell'impegno sociale della Chiesa Cattolica. Le opere sono state raccontate dal punto di vista degli utenti, un punto di vista più autorevole e più efficace di qualunque campagna pubblicitaria. Chiedono al loro contenit e diventato un diario di viaggio attraverso il quale hanno condiviso le loro testimonianze con gli altri utenti. Tutti i video, le foto e i racconti raccolti sul campo diventano così un più grande reportage spontaneo dell'impegno sociale della Chiesa, fatto dagli utenti per gli utenti. La verità testimoniata da loro stessi risponderà ai dubbi di tutti gli altri, perché come legge del titolo dell'operazione, se non ci credi, chiedilo a loro. Andiamo in Germania. Questo è un caso in cui dei creativi italiani sono riusciti a elaborare un'idea di partecipazione che è stata usata da questo marchio di Deutsche Telekom, T-Mobile, ed è avuto questa idea specifica che parte da un giochino che a tutti i possessori di iPhone stranoto, che si chiama Angry Birds, ha avuto 8 milioni di visualizzazioni, di cui 5 nella prima settimana su YouTube, è stato condiviso 1,5 milioni di volte su Facebook, ha avuto 160.000 tweets e secondo Viral Video Chart è uno dei 5 video end più condivisi di tutti i tempi. Thank you.
Pensate che il posizionamento di Timo Pari è esattamente l'asso sharing. Ovviamente questa idea e questo tipo di idee sono il loro pane quotidiano. La prossima che vi voglio presentare parte da un insight quantomeno polarizzante, perché essendo io stato parte di questo tipo di popolazione, cioè gli ex fumatori, posso dire che in maniera quasi polarizzante gli ex fumatori possono essere o i più grandi rompiscatole o i più grandi ambasciatori della positività di aver smesso di fumare. E quindi l'idea con cui abbiamo vinto la gara della Comunità Europea per la campagna No Smoking parte proprio da questo insight. Questo insight che è stato verificato peraltro in molti paesi europei e che risulta comune un po' dappertutto. L'idea è appunto quella che gli ex fumatori hanno questa, possono, diciamo, sono i migliori ambasciatori per convincere quelli che fumano a smettere di fumare. Questa idea è partita con dei siti web che sono stati fatti in tutte le 27 lingue dei 27 paesi della Comunità Europea, che hanno raccolto migliaia e migliaia di testimonianze, e alla fine di tutto questo progetto è stato anche progettato questa applicazione scaricabile ovviamente anche su tablet e smartphone, che si chiama iCoach, che dava una serie di regole di buon senso per smettere di fumare. Ora, io parlo solo per i dati che do io, che sono quelli che verifico, non posso parlare di questi altri, però i primi dati che la Comunità Europea ha diffuso sono che circa il 30% delle persone che sono andate attraverso questo processo su iCoach ha poi realmente smesso di fumare. Ora, ovviamente poi non è chiaro se uno ha smesso e poi ha ripreso, eccetera, eccetera. Quindi non sono dati seri, rilevanti. Però sta di fatto che questa applicazione ha ricevuto tantissimo interesse e probabilmente è riuscita anche a far vedere a qualcuno. Ecco la campagna. Adesso mi fai che piccole manie che andiamo a soffermarci quando parliamo del nostro paese.
semplice. Lo fanno tutti. Per una volta, una soltanto, fate qualcosa di diverso. Provate a parlare di quell'Italia che sembra essere invisibile, ma che esiste. Quell'Italia creativa, quella appassionata, quella intraprendente, quella capace di arrivare lontano. Per una volta, non parlate di debolezza, parlate di energia. Sarà bello che parlerete di voi. Bene, le prossime quattro che faccio vedere sono nuove, sono state...